mental coach per me è stato fondamentale sia da un punto di vista sportivo, perché è riuscito a farmi in qualche modo venire fuori, a far venire fuori quella che è una Larissa super determinata e grintosa in pedana. Avevo un po' perso questa cosa. Ciao, sono Larissa Iafichino e ho appena vinto l'argento europeo con record italiano. Lì per lì sicuramente senti proprio un misto di emozioni, gioia, ti gasi tantissimo. In realtà sei abbastanza frastornata. Poi con i giorni inizi a metabolizzare e ti rendi conto di aver fatto un bellissimo risultato, una grandissima prestazione, e questo diciamo ti porta a dire: cavolo, ce l'ho fatta. Magari quello che avevo sognato, quello che speravo potesse succedere, si è avverato davvero, si è concretizzato, e quindi ti senti anche sollevato, ti senti proprio bene. Però poi passano i giorni e ti rendi conto effettivamente di quello che hai fatto, e alla fine rendersi conto di aver raggiunto un obiettivo, una misura così grande, cioè di averlo fatto realmente concretizzare, e non l'hai solamente sognato, cioè ti rende veramente la persona più felice del mondo. Il mental coach per me è stato fondamentale sia da un punto di vista sportivo, perché è riuscito a farmi in qualche modo venire fuori, a far venire fuori quella che è una Larissa super determinata e grintosa in pedana. Avevo un po' perso questa cosa. E dal punto di vista personale mi ha fatto crescere, mi ha aiutato a diventare più consapevole, quindi un po' più adulta, un po' più matura. Ho dovuto sì combattere con negatività, giudizi provenienti da altre persone, e per fortuna sono riuscita ad affrontarlo appunto anche grazie a mental coaching, a questo percorso che ho intrapreso. E il momento in cui mi sono accorta di aver bisogno di una mano per affrontare insomma tutta questa situazione è stato sicuramente quando mi sono fatta male, quando ho subito l'infortunio che non mi ha permesso di andare a Tokyo a giugno 2021. È stato un momento abbastanza basso e lì mi sono detta: ma sì, facciamoci dare una mano, facciamoci aiutare. Sicuramente noi atleti siamo spesso soggetti a delle pesanti pressioni, e io l'ho provato sulla mia pelle anche in giovane età, comunque quando ero un adolescente, quindi 18 anni. E diciamo che secondo me bisogna anche un attimo avere chiaro il concetto che non siamo solo degli atleti, delle macchine che magari fanno performance, ma siamo anche degli esseri umani con dei sentimenti, delle insicurezze, delle fragilità, e quindi a volte ci sono dei meccanismi che possono proprio andare ad intaccare sia dal punto di vista lavorativo che dal punto di vista personale l'atleta, la persona. E devo dire, io ci sono passata, per fortuna sono riuscita a andare oltre questa situazione e a uscirne anche più forte di prima, posso dire così. Tutto deve stare in perfetto equilibrio e bisogna ovviamente andarselo a costruire, quindi non è facile arrivarci, però ecco, tassello dopo tassello andare a cercare e a trovare un'armonia insomma con tutte le componenti della vita che ci compongono. Io alla fine sono cresciuta con i social e penso siano delle piattaforme molto utili per conoscere, per farsi conoscere, per informare. Io personalmente ci sono dei momenti tipo prima delle gare importanti in cui preferisco diciamo prendermi una piccola pausa, giusto per stare tranquilla, pensare ad altro, non essere troppo attaccata al telefono o al mondo dei social, per poi appunto rimetterli una volta finito. Quindi riesco a trovare diciamo un equilibrio tra l'utilizzarlo e magari prendersi una pausa per il mio bene. In realtà, diciamo, l'interazione con le persone che magari, non so, commentano negativamente sui social, io onestamente tendo ad ignorare,
cerco di non farmi condizionare e insomma vado per la mia strada. Con mia mamma ci siamo un po' confrontate sulla differenza, diciamo, generazionale delle pressioni e sostanzialmente mi ha consigliato di stare tranquilla e di crearmi la mia bolla personale. E io seguo sempre questo consiglio, è diciamo un po' il mio mantra. Sicuramente adesso ci sono molte più pressioni, soprattutto mediatiche, rispetto a prima, però penso che alla fine la metodologia debba essere sempre la stessa, cioè quella di cercare di isolarsi il più possibile e di ascoltare meno campane possibili. I miei modelli nello sport sono mia madre, ovviamente, Fiona May, Usain Bolt, e Alison Felix. Usain Bolt è un'icona dello sprint giamaicana. Io ho, diciamo, origini da parte di mia mamma giamaicane e l'ho visto proprio sin da quando ero piccola come proprio l'icona dello sport. Per me, quando si parla di sport, del GOAT, come si dice oggi, io penso a lui perché era un atleta di un talento pazzesco. E Alison Felix perché lei ha veramente, è l'atleta con più medaglie nella storia delle Olimpiadi nell'atletica e è un esempio di talento, perseveranza e ha fatto veramente delle grandissime imprese non solo sul campo ma anche fuori. Il poter essere una potenziale ispirazione, modello per altre persone un po' mi, non so, mi mette un po' d'ansia perché io mi vedo proprio ancora come una persona normalissima, cioè semplicemente io sono una normalissima ragazza di quasi 21 anni che salta in lungo, fine. Quindi il poter pensare che qualcuno si potrebbe un giorno comunque ispirare a me o comunque guardarmi come un modello, mi lascia veramente un po' perplessa ancora. Magari ci farò l'abitudine col tempo. Ti chiedi perché? Che vuoi da me? Io sono normalissima, non... ovviamente il pensiero delle Olimpiadi c'è, però preferisco vivermi giorno dopo giorno, quindi step by step. Sono tra un bel po', quindi adesso pensiamo agli obiettivi a breve termine e poi quando ci avvicineremo ci penseremo sempre di più. Mi piacerebbe arrivare a Parigi 2024 con tanta esperienza e serena. Voglio godermi ogni singolo momento di quell'esperienza perché mi hanno detto che l'esperienza olimpica è una tra le cose più belle che ci siano. Quindi sicuramente così e mi immagino una Larissa sicuramente più matura, più, sempre più consapevole dei suoi mezzi e magari più gasata dalla vita, dalla situazione, sicuramente.